Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Si stanno avvicinando le festività natalizie e infatti sto trasmettendo vicino al mio albero di Natale che ho già addobbato per l'occasione, anche se magari noi siamo abituati a farlo un pochino più tardi, siamo abituati a farlo verso l'8 dicembre, anche se ho visto su Instagram in questi giorni che molti di voi hanno giocato d'anticipo come me. Io perché l'ho fatto così presto? Perché si avvicina anche un'altra festa che in Italia non è assolutamente rinomata, non è festeggiata, che è la festa del ringraziamento. La festa del ringraziamento è una festività americana, è la festa che si svolge il quarto giovedì di novembre e che tutti noi italiani conosciamo perché siamo abituati a vederla nei film, nei telefilm americani. Io dal canto mio ne festeggerò una per la prima volta con i miei amici quest'anno per il semplice fatto che voglio giocare d'anticipo con le cene natalizie e quindi prendo la scusa del ringraziamento per passare del tempo con i miei amici che magari dopo sarebbero impegnati con delle cene di Natale. Ma perché sto parlando del ringraziamento se, come vedete dal titolo, il video parla di Friends? Ma ovviamente perché Friends per antonomasia ci ha portato a conoscere bene questa festività. Cominciamo con 5 buone ragioni per vedere Friends se non lo avete ancora visto. La prima ragione è Friends non parla di rapporti di lavoro, parla appunto di rapporti di amicizia. Sembra banale, ma già nel 94, quando è uscito, tutti i telefilm di grande successo all'epoca, tutte le sitcom di grande successo dell'epoca parlavano di famiglia, ruotavano attorno alla famiglia, c'erano i Robinson, c'erano i Jefferson, genitori in blue jeans. Happy Days, per esempio, tutte ruotavano attorno a un nucleo familiare. Questo è il primo telefilm di grande successo, dalla quale poi molti si sono ispirati, che parla non di famiglia in senso stretto, ma di quella famiglia che ti crei quando esci dal tuo nucleo familiare, ma non sei ancora entrato nel nucleo familiare che ti creerai. Cosa che magari per noi italiani nel 94 non era tanto comune perché si usciva dalla casa dei genitori per andare nella casa che si comprava con la moglie, adesso già è un pochino comune anche qua in Italia. In America è comunissimo perché quando si esce dalle scuole superiori si va all'università lontani da casa, si impara già da 18 anni a vivere con dei coinquilini, con dei compagni di college che poi dovrebbero diventare amici nel corso degli anni e appunto poi ci si abitua a vivere da soli. Questo telefilm parla proprio di questo, parla di quella fase nella vita in cui si entra nel mondo del lavoro, si vive da soli, non si ha ancora una compagna, una moglie, una fidanzata e la famiglia è quella che si crea con il proprio gruppo di amici, anche perché magari la famiglia di origine è lontana e comunque si è usciti di casa a 18 anni e quindi si è abituati a vivere la propria vita indipendentemente. Se voi avete, co come me, avete anche voi il vostro gruppo di amici che non è formato da colleghi, o da compagni di classe, o se avete la mia età, magari da ex compagni di classe, ma se il vostro nucleo di amici, di amicizie fondamentali è per la maggioranza, nato fuori dall'ambito lavorativo, con questo telefilm vi riuscite ad immedesimare al meglio. 2. Il fulcro del racconto è la gang. Come ho detto prima, appunto, si parla di amicizia, ci si focalizza in particolar modo sui rapporti interpersonali tra queste sei persone. Ci sono delle relazioni esterne, ma il fulcro non è su quelle, bensì su come reagisce la gang, come reagisce il gruppo a queste relazioni, a tutto ciò che affrontano queste persone. Faccio un esempio con, per esempio, How I Met Your Mother, che si può dire il figlio naturale di Friends, che anch'esso ha un gruppo di amici che non sono colleghi. Sono principalmente amici come in Friends, però si focalizza maggiormente sulle relazioni, in particolar modo in quella di Ted che ci sta raccontando come ha conosciuto la madre dei suoi futuri figli. E quindi si vede maggiormente come Ted vuole conquistare
quella che potrebbe essere la sua anima gemella, si vede maggiormente Ted come reagisce all'anima gemella quando accetta, quando invece lo rifiuta, quando è triste, eccetera, eccetera, eccetera. Anche in Friends si vede la stessa cosa, ma non è il fulcro del discorso. Il fulcro del discorso è come siano presenti gli amici quando ti succedono queste cose. Faccio un esempio: la relazione tra Chandler e Janice, che è un personaggio secondario esterno alla gang dei sei, a un certo momento, come è capitato spesso nel telefilm, prende una piega negativa e Chandler è deluso, è depresso. Noi non vediamo tutta la storia di Chandler e Janice e di come va a finire. Non è importante, è importante come Chandler venga consolato dagli amici, in questo caso da Rachel e Monica, che gli danno il gelato e lo tirano un po' su. Il fulcro è sempre la gang. Terza ragione per vedere Friends: i protagonisti non sono macchiettistici. I protagonisti non sono delle macchiette, non sono esasperati. Faccio sempre l'esempio con How I Met Your Mother, faccio l'esempio anche con Happy Days. Non ci sono in Friends dei Fonzie, non ci sono dei Barney Stinson, non ci sono dei personaggi sopra le righe che, per quanto siano forti, per quanto trascinino il telefilm, per quanto diventino quasi l'icona del telefilm stesso, è più difficile immedesimarsi con questi personaggi, a meno che appunto non li si voglia emulare, mentre in Friends ci sono appunto sei protagonisti, tutti molto, diciamo, tranquilli, con cui ci si può identificare proprio perché non sono sopra le righe. Ross è un nerd, ma non è il classico nerd, non è il nerd di Big Bang Theory. Joey è uno sciupa femmine, ma è anche un po' un tontolone, non è lo sciupa femmine come Barney che ha dei piani arzigogolati per poter conquistare le donne. Chandler invece è quello simpatico, quello che è comunque un bel ragazzo, ma non se ne rende conto, ma si butta giù, ma è sempre la spalla simpatica di Joey. E quanti di noi si sono sentiti Chandler, probabilmente nel proprio gruppo di amici? Monica è la ragazza ossessivamente ordinata, ma non è che si fa pesare questo in ogni singola puntata, ogni tanto salta fuori, così come salterebbe fuori in un gruppo di amici. Rachel è la ragazza che viene dall'alta borghesia e che ha strappato le carte di credito ed ha iniziato a rimboccarsi le maniche, a lavorare, a stare insieme al gruppo di amici, ma questa cosa non viene fatta pesare molto. Phoebe è la ragazza strana, quella che viene dalla strada, quella un po' new age, quella vegetariana, che per il 94 era già di per sé una cosa strana. È il personaggio strano del gruppo, ma ciò nonostante non è totalmente fuori dalla realtà. In queste sei persone, in queste sei personalità, ci si può identificare tranquillamente. Un giorno ci si può identificare in Ross, l'altro giorno ci si può identificare in Joey o in Chandler. La cosa bella è che si amano tutti allo stesso modo, non ci sono figli e figliocci proprio perché non ci sono personaggi che prevaricano sugli altri. Il quarto motivo per guardare Friends è per imparare meglio l'inglese. Se voi come me siete cresciuti a pane e Friends guardandolo in italiano su Rai 2 prima e dopo su Italia 1, quindi imparando le puntate a memoria perché le guardavate e riguardavate ogni volta che venivano trasmesse, anche se facevate zapping vi ci fermavate, e quindi sapete le puntate a memoria, con l'avvento di Sky prima, di Fox e di Netflix adesso, c'è la possibilità appunto di cambiare la lingua e mettere dei sottotitoli. In questo modo ve lo potete riguardare da nuovo, come se fosse un nuovo telefilm in lingua originale, cosa che vi consiglio. Io vi consiglio sempre di guardarlo doppiato in italiano per prima e poi riguardarvelo anche in inglese. Se lo guardate in inglese ci guadagnate molto di più nei giochi di parole, ovviamente che nella traduzione non possono che perdersi, e ci guadagnate anche nell'apprendere l'inglese. Io devo dire che il mio inglese l'ho migliorato molto guardando Friends e anche I Met Your Mother e altre cose in lingua originale. E innumerevoli in Friends sono le citazioni in italiano, ma in inglese sono molte di più. Per esempio, come ti va di Joy, che
che in inglese è How you doing, ma c'è anche Fai perno di Ross, che in inglese diventa Pivot. Però noi ci siamo persi molte altre cose, per esempio un intercalare di Chandler che in italiano non è mai stato tradotto è Could I be more interesting? Posso essere più interessante? Posso essere quest'altra cosa? Viene perso, non sembra neanche che Chandler parli in un determinato modo, cosa che invece in inglese fa. Il lo so di Monica non viene sottolineato, Monica dice un sacco di volte I know in inglese. In italiano questa cosa un po' si perde. Il noi avevamo rotto di Ross e Rachel, che in inglese è We were on a break, che è stato utilizzato anche con il gioco di parole break, pausa e break, rompere, un sacco di volte nell'arco dei 10 anni, anche quando Ben è abbastanza grande da rinfacciarlo a Rachel, questa cosa in italiano si viene persa. Quindi vi consiglio caldamente di rivedervelo in inglese per gustarvi tutte le cose che magari in italiano si sono perse, per quanto il doppiaggio italiano, le voci italiane siano simpaticissime. Il quinto e non ultimo motivo, perché ce ne sarebbero mille di motivi per vedere Friends, ma il quinto motivo per vedere Friends che vi consiglio sono proprio queste puntate, le puntate del ringraziamento. E sì, perché come ho detto a inizio video, Friends è un telefilm in cui è molto pervaso il senso della festa del ringraziamento, ancora di più che quella del Natale. In ogni telefilm si fa la puntata natalizia, in ogni stagione soprattutto, lo si fa per esempio appunto in Happy Days, lo si faceva nei Robinson, nei Genitori in Bulgins, eccetera eccetera. Friends cambia la rotta. Fa comunque una puntata natalizia, ma non ci mette troppo impegno. L'impegno massimo ce lo mette nella puntata del ringraziamento. Questa che stiamo guardando, per esempio, è la puntata del ringraziamento della terza stagione. Come vedete è una puntata particolare perché è, tra virgolette, in esterna, dove fanno una partita di football, tipica usanza del ringraziamento, giocare a football dopo aver mangiato il pranzo del ringraziamento. Nella puntata del ringraziamento la produzione di Friends si impegna di più, si impegna con ospiti. In una stagione c'è stato Brad Pitt, l'allora fidanzato di Jennifer Aniston. In un'altra stagione hanno fatto un mega flashback con Monica che dimagriva e si innamorava di Chandler, poi Chandler si rinnamorava di Monica, Chandler perdeva un mignolo, Chandler e Monica si dicono ti amo, Monica si mette un tacchino in testa. In un'altra puntata Joey mangia un tacchino intero da solo e si mette dei pantaloni Premaman per riuscire a contenere tutto nel proprio stomaco. Le puntate del ringraziamento sono tra le più iconiche di questa serie TV. Quindi vi consiglio caldamente, se volete vivere questo senso americano della festa del ringraziamento o se semplicemente avete un gruppo di amici con cui vedervi per una pizza giovedì sera o questo sabato sera e festeggiare la vostra amicizia, vi consiglio di guardarvi Friends e di guardarvi le puntate del ringraziamento di Friends. Le trovate su Netflix, sono all'incirca la puntata 9, la puntata 10 di ogni stagione. Guardatevi magari solo le puntate del ringraziamento se non volete vedervi tutta una stagione intera, vi assicuro che ne vale veramente la pena. Con questo è tutto, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano Friends o serie TV affini. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi auguro una buona festa del ringraziamento.